Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso farò questo pane che è stato fatto un evento del gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, una ricetta consigliata da Rosa Di Fonso. L'ho fatto, è venuto molto bene, voglio ripeterlo proprio per fare questo video. Quindi seguitemi e vediamo insieme come farlo. Allora, mi rinfresco il Licoli. Io questo Licoli l'ho preparato ieri, ho trasformato una parte di pasta madre, della mia pasta madre, in Licoli. Perché sinceramente uso sempre la pasta madre solida, il Licoli quando mi serve me lo preparo all'istante come sto facendo adesso, però lo sto rinfrescando perché questo l'avevo preparato già da ieri. Quindi l'idratazione per il Licoli è al 100% come sapete, quindi se faccio 50 grammi di Licoli aggiungo 50 di acqua e poi 50 di farina. Lo sbatto, lo sforchetto bene così con la forchetta. Poi questo Licoli va lasciato a temperatura ambiente per 3 ore. Dopodiché lo metto in frigo fino a domani, quando inizierò la ricetta di questo pane. Allora, la mattina eccomi qua con la semola. Per fare questo pane ci vuole una semola che abbia 14 di proteine. E questa De Cecco va bene, io ho preso proprio quella che è indicata dalla ricetta. Metto in autolisi, come vedete ci vuole un po' per far assorbire l'acqua. Ho messo quasi tutta l'acqua, la ricetta dice 350 grammi e lasciato in autolisi per 3 ore. Passato il tempo, passate le 3 ore, ci metto il Licoli. Ecco qua. Poi faccio girare un pochino e lascio ancora riposare 30 minuti. Quindi giro con la foglia, poi mi faccio amalgamare un pochino, poi mi fermo e lascio riposare 30 minuti. Dopo il riposo, inizio a mettere l'acqua piano piano mentre che giro, quindi ci vorranno all'incirca 10 minuti per portare l'impasto ad incordatura. L'acqua la verso sempre piano piano, ci metto il sale e continuo a girare. Io sto seguendo tutte le indicazioni del collettivo che abbiamo fatto insieme al gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, dietro suggerimento di Rosa Di Fonso, che è l'amministratrice, e che ringrazio per averci suggerito questa ricetta. Io ogni tanto mi fermo e stacco l'impasto dalla foglia. Finisco di mettere l'acqua, come vedete, io però ne ho lasciati 70 invece di 50, invece forse ho sbagliato. E una volta incordato l'impasto, eccolo qua, presso a poco 10 minuti, lo tolgo e lo metto dentro una ciotola oliata dove ci resterà. Per un'ora, quindi copro, lo lascio riposare un'ora dentro questa ciotola. Dopodiché comincerò a fare i giri di pieghe. Quindi farò dei giri con pause di 30 minuti, 3 giri, come dice la ricetta. Quindi copro, mi fermo, aspetto 30 minuti, faccio un altro giro e questo lo farò per 3 volte. Ecco qua, questo è l'ultimo giro.
Vedete, l'impasto è molto bello, molto elastico. Bello, vediamo che ne esce fuori. Io l'ho già fatto, mi è venuto benissimo. Adesso vediamo quest'altro se riesco a ripetere per benino la ricetta. Passato il tempo, verso l'impasto sul piano di lavoro. E andrò a fare una laminazione, quindi questo è un pane con un passaggio di laminazione. Allargo per benino, avete visto, non ho messo farina sotto, non serve perché c'era l'olio nella ciotola, quindi è molto elastico, molto bello, sì. Eccolo qua, allargo bene. E questa è la tecnica della laminazione. Poi piego così a metà, presso a poco. Piego ancora. Questa ricetta con tutti i passaggi la trovate ancora nel gruppo. All'inizio è un collettivo fatto insieme, quindi se andate a vedere c'è. Credo che poi Rosa lo inserirà nei file. Pirlo un pochino così. Dopodiché lascio riposare, copro con la ciotola e poi ci farò un giro di pieghe normali, pieghe a tre. Ecco qua. Ok, passato il tempo, quindi 30 minuti dal giro di pieghe e vado a formare il filone. Quindi allargo, lo formo come ha fatto Rosa sul collettivo, presso a poco, piego così, la semola la metto soltanto sulle mani. Stringo, cerco di stringere un pochino. Ok. E chiudo. E lo metto in un cestino non molto lungo, in modo che il filone mi rimane un pochino cicciottello. Ecco qua, pirlo un pochino. Poi ci metterò semola dentro il cestino e sopra e andrò a coprirlo perché questo impasto deve andare in frigo per 16 ore, quindi fino a domani mattina. Quindi lo chiudo, lo copro con il telo prima. E poi lo chiudo con la busta, con una busta di plastica, lo sigillo bene in modo che non entra, che non entri l'umido del frigo. Bene. La mattina dopo, diciamo che io l'ho visto bello gonfio e l'ho tirato fuori un po' prima delle 16 ore, almeno 2 ore prima, e l'ho tenuto a temperatura ambiente. Però volendo si può fare anche frigo forno, eh. Questo poi penso che dovete valutarlo voi con l'occhio. Ho acceso il forno, l'ho portato a temperatura a 250 gradi con vapore, con modalità vapore. È un po' morbido, provo a fare il taglio. Se non riesco bene, poi lo farò una volta infornato dopo 5 minuti che sta dentro. Apro un attimo e incido un pochino. Provo anche a fare qualche disegnino, anche se così morbido è un po' difficile. Allora, per i disegnini, per fare il gambo bisogna non affondare, bisogna farlo leggerissimo e poi magari le foglioline un pochino di più. Ok, in forno subito. E ecco qua, come vedete, ho ritagliato un pochino dopo 5 minuti, 5, 7, 8 minuti. Ed eccolo qua, vedete, si sta già gonfiando. Io ho messo due spruzzi di vapore
Se avete il forno senza vapore, mettete un pentolino, poi lo togliete dopo 20 minuti. Come vedete sta venendo benissimo, più che bene, non pensavo, l'ho visto un pochino spiattellato, non pensavo che venisse così. L'ho cotto per all'incirca 50 minuti, abbassando gradualmente la temperatura da 250 fino a 200. Ora lo faccio raffreddare, aspettiamo un attimo e poi tagliamo. Beh, che dire, è bello, è stupendo, è più che bello. È riuscito molto bene, molto meglio di quell'altro che avevo fatto per provare. Bene, amici, io ringrazio Rosa Di Fonso per questa ricetta. E se volete iscrivetevi al gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre. E naturalmente se usate la pasta madre. È un gruppo che si occupa soltanto di pasta madre, non di lievito di birra. Spero di aver spiegato bene tutti i passaggi. Vi mando un saluto e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!